Popolo rosso nero, amici YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium. Benzinero Champions League Stadium, anzi, diciamo. Allora, oggi giornata soleggiante al Benzinero Stadium, si sta bene, per fortuna, perché ieri ne è scesa una secchiellata. Notizia che ha del clamoroso, che dimostra, secondo me, che la società non acconsente a nessun ricatto di Mino Raiola, quindi decisione importante, decisione forte, decisione che ci fa capire, secondo me, molte molte cose. Ma prima iscrivetevi al canale, campanella aggiornamenti, e ringrazio tutti i nuovi iscritti. Magnan sbarca a Milano. Il portierone dell'Lille, che con i suoi interventi quest'anno anche lui ha contribuito alla vittoria del campionato dell'Lille, sbarca a Milano per fare le visite mediche e firmare per il Milan. Quindi, prima cosa che voglio fare è un benvenuto, benvenuto Magnà, benvenuto Magnà, benvenuto Magnà. E allora dire questa cosa qua, il portiere della Francia, perché anche nazionale francese, è un ottimo portiere. A me piace, è un portiere fisicato, una bestia. Io avrei scelto portieri che stanno in Italia, Bollini, Meret, Cragno, ma sicuramente siamo andati su un ottimo, ottimo portiere. Cosa succede adesso? Perché qua la domanda che ci facciamo un po' tutti è: Donnarumma ora che fa? Firma, non firma, ama il Milan, non ama il Milan. Ma soprattutto, altra domanda che ci poniamo noi tutti i tifosi rossoneri: se per caso, non voglio neanche pensarlo, se per caso Donnarumma va via, dove andrà? Alla Juve o al Barcellona? Perché secondo me queste sono le due possibilità. E un'altra roba, e se firmassi Magnan, ma resterebbe al Milan a fare il secondo? Cioè, è per quello che io ora, oggi, mi sento un po' pessimista sul caso Donnarumma, perché la mia storia è: cazzo, Magnan, allora, se dovesse firmare per il, cioè, se oggi firma e Donnarumma firma, un portiere della sua caratura, che comunque è titolare del Lille, nazionale, ma davvero resterebbe a fare il secondo? Secondo me ha chiesto anche delle garanzie. Quindi sono tante piccole domande che comunque io, da tifoso milanista, mi sto ponendo e me le porterò avanti finché non usciranno notizie vere su Gigio Donnarumma. Io penso che comunque dopo questa scelta dovrà esporsi sia Mino Raiola che la gente, sia Donnarumma. Ovvio che se teniamo tutte e due, cazzo, ci teniamo un secondo portiere con un ingaggio stratosferico. È tutto da vedere, raga. Detto questo, io sono convinto di questa cosa, l'ho sempre detto e continuerò a farlo sia per Gigio che per Calhanoglu. No ai mercenari nel nostro Milan. Il Milan deve avere solo giocatori che ci tengono al Milan, che tengano alla maglia. Come ho sempre detto io, al Milan non si sta solo se andiamo in Champions. Oggi Donnarumma non ha più scuse, non ha più scuse, perché si diceva: se Milan va in Champions, Donnarumma resta. Oggi né sua gente né Donnarumma ha più scuse. Il Milan è andato in Champions, quindi se la vedranno loro. Qui bisogna vedere che uomo è Gigio Donnarumma. Comunque, a oggi c'è che abbiamo preso Magnan. Quindi gli abbiamo fatto in bocca al lupo, benvenuto al Milan. Chiaro segnale della società, raga, ne vedremo delle belle da qui a fine mercato. Non mi aspettavo
subito così una scelta del genere? Quindi posizione forte di Paolo Maldini, di Massara e di tutta la società Milan, sempre forza Milan, ricordatevi sempre, ve lo dico e ve lo dirò sempre, che i giocatori vanno, ma il Milan resta ed è nostro, di noi tifosi, perché solo noi tifosi amiamo realmente il Milan. Forza Milan, raga!